Marconi Edu, il volto della felicità di questo Tortoli che ha vinto a Cagliari una gara importantissima, è per te una bella domenica perché è una doppietta nei minuti finali e decisiva appunto per la vittoria. Sì, ci voleva, sudata, perché comunque la Ferrini è un'ottima squadra, ce l'aspettavamo, sapevamo, perché hanno giocatori bravi, lo sapevamo, li conosciamo tutti, quindi ci aspettavamo una gara dura. Grazie a Dio siamo riusciti a recuperarla negli ultimi minuti, a vincerla, e sono 3 punti d'oro. Qui sarà difficile fare i punti per le altre squadre. Tu dici grazie a Dio, poi chi guarda la parete da fuori dice grazie a Niedu, perché quel piatto a volo sembra facile vista da fuori, però al 90esimo con la stanchezza prendere in controtempo il portiere. C'è da dire che era una gran palla, Murelli mi ha messo una palla bella, bella veramente, quel minuto... Sono andato un po', non mi sembra neanche vero, all'ultimo minuto una palla così invitante ci voleva, sì, 3 punti d'oro. Senti Marco, ricordiamo la vostra bella prestazione dal punto di vista che siete andati 2 volte in svantaggio, ma avete avuto sempre la forza di recuperare e poi anche vincerla, quindi grande carattere. Sì, sì, l'abbiamo già dimostrata anche in Coppa Italia con la Nusei, a parte il ritorno che invece abbiamo fatto il contrario, ci siamo fatti recuperare, però ogni volta che ci danno lo schiaffo reagiamo bene, questo è un buon segno. Forse dovremmo iniziare a reagire prima di prenderlo lo schiaffo e magari darlo a noi non sarebbe male. Però va bene anche così, quando si riesce a recuperare va bene comunque. Senti, l'episodio dell'espulsione ha cambiato un po' l'inerzia della gara, perché stavate subendo la Ferrini, erano passati in vantaggio, poi esce da loro Virgili, forse ha pesato più l'uscita. Forse del... sì, però lì l'arbitro forse si è reso conto dell'errore, perché ha dato un rigore che non so, ha visto solo lui. Lì si è reso conto, secondo me, dell'errore. Lì, forse per pareggiare le cose, ha preso uno di noi e uno di loro e ne ha buttato fuori 2. Però, secondo me, era esagerato. Non doveva tirare fuori nessun rosso. Calmare gli animi finiva lì. Tutto forse è partito dal rigore. Noi un po' ci siamo innervositi, perché comunque stavamo andando benino. Quel rigore ci ha un po' trovati impreparati, però abbiamo reagito bene. Beh. Senti, quindi anche domenica, tra l'altro domenica scorsa avete vinto agli ultimi minuti, 90esimo quasi, oggi lo stesso, quindi ribadiamo questo concetto, voi rimanete in parità fino alla fine, sì, non mollate quando anche siete sotto, non riuscite a sbloccare la gara. Sì, quello è un buon segno perché comunque non molliamo, lavoriamo bene in settimana, questo è il merito del mister che comunque ci tartassa bene in settimana fino all'ultimo, anche durante l'allenamento, quindi... Questo lo riportiamo in campo e si vede, perché comunque non molliamo mai e magari qualche volta è meglio vincerle al 50esimo, al 60esimo che al 90esimo. Senti Marco, tu hai citato il mister, è stato un tuo compagno di squadra, adesso lui sta iniziando il percorso di allenatore, lui ha fatto ovviamente, ti ha citato, ha fatto tanti complimenti, immagino che siano reciproci. Sì, sì, no, Mariano lo conosco già da prima, perché comunque siamo mezzo compaesani, lui è di Villanova, io di Villagrande. Quindi ci conosciamo da quando sono ragazzino, lui è un bel po' più grande di me, poi abbiamo giocato 5-6 anni assieme, quindi c'è comunque rispetto massimo per Mariano, perché già sta dimostrando che può fare l'allenatore benissimo in queste categorie e anche più su, secondo me. Senti Marco, tu hai vissuto bei momenti a Tortoli e hai vissuto anche meno belli, diciamo, comunque da di fuori hai visto anche il retrocedere la squadra, quindi immagino che ci tenga tantissimo a riportarla nel massimo campionato, sì, regionale. Purtroppo sì, non c'ero l'anno che ero a Muravera, ho visto la squadra retrocedere e quello mi è dispiaciuto tanto. Ora abbiamo voltato pagina, la società si è rimessa al lavoro, stiamo provando a... Non dico a riportarle in eccellenza da subito, comunque stiamo riniziando a lavorare benino, anche dal settore giovanile, la società sta muovendo bene, speriamo bene, lavoriamo, non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, ci sono squadre molto più attrezzate di noi sicuramente, come il Lanusei, il Pula e tante altre squadre. Facciamo partita dopo partita, vediamo dove ci troviamo a metà campionato e poi vediamo. Se stiamo lì ci proviamo, giustamente. Ecco, un inizio con 2 vittorie di seguito cresce l'autostima, magari cresce la convinzione, appunto come dicevi sei lì e poi dici che fai, non provi. Eh sì, certo, noi ci proviamo. Ora ci aspetta una gara dura col Suvlano in casa, perché comunque una neopromossa, ci hanno parlato bene anche di loro. In casa forse dobbiamo migliorarci un po' di più, perché l'approccio in casa è stato sbagliato la prima giornata, abbiamo giocato male, 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 quindi ora dobbiamo farci ripagarci un po' con i nostri tifosi, perché la prestazione è stata, nonostante i 3 punti, la prestazione non ci è piaciuta anche a noi, non abbiamo neanche festeggiato, perché comunque abbiamo giocato veramente male, non meritavamo di vincere la prima partita.
Ora, oggi ci siamo rifatti, speriamo di continuare così. Senti Marco, chiudiamo magari con un altro tuo auspicio. Hai giocato a Tortolì quando arrivavano al campo anche 1200 spettatori, forse di più. Magari quest'anno vorresti vederne altrettanti, sì. e vincere, stare su in classifica aiuta. Esatto, sì, perché Tortolì è una piazza particolare. Comunque già stiamo vedendo adesso, dopo le prestazioni in Coppa con Lanusei, la gente... è iniziato a venire al campo, agli allenamenti, sta venendo qualche tifoso, quindi forse hanno capito che siamo un buon gruppo, una buona squadra, possiamo fare belle cose, speriamo di rivedere Frolocci come ai vecchi tempi, dell'eccellenza, con tanta gente, quello dipenderà anche da noi, dai risultati quando arriveranno, speriamo subito. Io cito una coincidenza, c'era il presidente Roberto Iba, adesso è rientrato direttore, e quindi magari questa coincidenza chi lo sa. Roberto Speriamo. È competente e ha fatto di tutto, sì, per costruire una buona, sì, squadra. Sì, Roberto nel mondo del calcio da sempre. Io sono arrivato a Tortolì il primo anno quando ero a Barissardo, dal Villa Grande mi ha portato lui il primo anno di eccellenza, quindi lo conosco da tanto, e sappiamo, sa lavorare, conosce il calcio benissimo, forse uno dei migliori direttori in circolazione, quindi speriamo porti bene anche l'ultima promozione, è stata con lui a Tortolì, magari arriva la prossima. Poi scopriamo che è stato espulso Mourinho, state perdendo con Roberto Iba in panchina. Un sì, a quel punto non me ne ero neanche accorto, me ne sono accorto quando sono andato a esultare, che l'ho visto dietro la rete, non me ne ero accorto che era fuori. Va bene Marco, complimenti per la doppietta, per la vittoria, in bocca al lupo. Grazie, per il campionato. Crepino.